Signore e signori, ladies and gentlemen, madame, monsieur, dame und herren, sto per presentarvi Sua Maestà il Monetiere. E di fronte a un'immagine come questa, che adesso andremo a scoprire, a vedere, a gustare, ad apprezzare, a inchinarci di fronte a un'arte che assume valori assoluti nell'ambito dell'ebanisteria. Chi ha questo mobile, perché non posso dire un mobile come questo, perché un mobile come questo non esiste, questo monettiere ha il massimo. Anzi, per dare una sottolineatura ancora maggiore, come dicono in America, over the top, sopra il massimo. E allora noi andiamo a scoprire cassetti, poi li vedremo meglio, madreperla, lapislazzuli, tartaruga, avorio, in una ricchezza di materie. I lapislazzuli fanno i monili, voi lo sapete, la tartaruga è molto preziosa, voi lo sapete, l'avorio altrettanto, voi lo sapete. Ma che immagine, che meraviglia, che spettacolo, che splendore! Con questa narrazione anche delle sculture dorate, con le sue colonne, le sue sfingi, le sue narrazioni, dove l'oro, l'avorio, il lapislazzolo, tartaruga e quant'altro rappresentano un incanto, un'ode, un'ode. È veramente straordinaria questa immagine, anche perché oltretutto abbiamo una fotografia, nel senso, fotografie di un tempo, di chi lo possedette, che poi è in alto messo là, c'è proprio l'immagine di chi era, chi ha commissionato questo monetiere. Beato lui, beato lui. Amiche, amici, le misure sono generose, alto 2,12 m, 2,15 m e quant'altro, ma adesso io mi auguro che in questo momento qualcuno di voi rimanga stupito, perché non si può non rimanere stupiti di fronte a un'immagine così imponente, così importante, così bella. Ecco, lui è colui che un giorno, 160 anni fa, siamo Napoleone III, tra il 1850 e il 1860, commissionò questo capolavoro a chi? A uno degli ebanisti più straordinari che in quell'epoca c'erano nell'area lombarda. Perché questo è lombardo. E allora adesso, visto che stiamo, ecco, grazie a lei, voi direte bella, no? Qua, lapislazzoli, tartaruga, avorio, un'immagine spettacolare di questa narrazione, apriamo la porta, silenzio, apriamo la porta. E qua dentro troviamo, all'interno della porta, c'è dietro proprio i lapislazzoli. Ancora l'oro, ancora, e i fiori narrati addirittura con l'avorio. Sto parlando dell'interno della porticina. L'interno, ma oltre all'interno c'è uno spettacolo straordinario, proprio di questi cassetti che adesso andremo a leggere, dove anche qua lapislazzulo, avorio, profondi, capienti, perché doveva contenere le monete di un tempo. Ma siete pronti a un'altra meraviglia? Siete pronti a dire oh? Perché io, quando è arrivato e l'ho visto, ho detto oh! Apro questa porta e guardate cosa troviamo. 2, 4, 6, 7 cassetti, tutti riccamente lavorati in avorio. Mamma mia, e qua troviamo un personaggio in avorio, oro zecchino e quant'altro narrato sulla seconda porticina. E allora credo che voi conveniate con me in questo momento che di fronte a un'immagine come questa, a un mobile come questo, a una fantasia come questa, a una meraviglia come questa, chiunque lo possegga, beato lui, chiunque arriverà in casa sua farà come ho fatto io. Come fanno i bambini, diceva una canzone. Qua abbiamo il piano, scrittoio. E anche qua c'è un capolavoro di intarsio in avorio.
sto parlando sottovoce, perché anch'io sono veramente, io sono stato una giornata a godermelo questa immagine, perché un'immagine come questa, amica amico, gira dove vuoi, guarda dove vuoi, non la trovi. Un monetiere come questo non lo trovi. Puoi avere tutto dalla vita e beato tu che ce l'hai, ma questa immagine puoi averla tu grazie a Epoche, grazie a Planet Art, e se ce l'hai tu sei certo che nessun altro ce l'ha. Che stupore, che meraviglia, che godimento, che piacere, che fantasia, che arte! E poi naturalmente tutti i suoi cassetti, e guardate, addirittura questa parte è un cassetto, vedete? Questo è un cassetto, anche qua molto capiente, che ha come parte centrale Cupido con la freccia, Cupido con l'arco e le ali, e qua narrato ancora in avorio, in tartaruga, e i mascheroni, e la narrazione delle sculture portanti, e le colonne. Cosa si può dire? Di fronte a un'opera come questa, cosa si può dire? Guardate che cos'è, guardate che cos'è, vi prego. Perché questa immagine, io vi dico, registrate questo attimo, perché fa parte della storia più straordinaria dell'ebanisteria mondiale, nella storia dell'ebanisteria. Questo è un monetiere da re, amica, amico, questo è la gioia degli occhi. Questo è quello che, se veramente vuoi qualcosa di estremamente importante, non puoi mancare. Non c'è un'alternativa di fronte a un'immagine come questa. Anche sui fianchi, tutto con gli inserti in avorio, anche sotto, insomma, non c'è particolare che non sia assolutamente straordinariamente rifinito. È un incanto! Voi dite, Roberto, vabbè, ma quanto costa una cosa così? Telefonate. Non voglio dirvelo, perché poi costa veramente poco per quello che è. Attenzione. Costa veramente poco. Ma, vedete, io mi immagino una cosa. Che questo sia a casa di un amico che ci sta guardando. Chiunque sia. Giovanni, Francesco, la signora Maria, il signor Giuseppe, la signora Giovanna, Michela anziché Francesca. E ditemi la verità, vi prego, fatemi una cortesia personale. Telefonate al centralino e dite, è vero, è un capolavoro, oppure è vero, è bello. Al di là del prezzo, eccetera, che poi per carità se vi interessa potete chiedere, ci mancherebbe altro. Ma tu che hai una casa meravigliosa, amica, amico, che hai scelto i pezzi uno per uno, perché vuoi attorno a te solo le cose più belle e le cose più importanti, tu che hai saputo scegliere e aspettare per trovare quei pezzi importanti, immaginalo a casa tua.